Benvenuti a questa nuova edizione Delicata News. In apertura ci occuperemo di rifiuti. Procede a gonfie vele l'estensione della raccolta differenziata sul territorio. È stata avviata nelle zone di Via Palma Sud e del quartiere africano. Sentiremo l'assessore nonché vice sindaco Antonio Montana per un primo bilancio. Ci occuperemo poi di carenze idriche. È stata nominata una commissione consiliare ad hoc che dovrà indagare sui disservizi idrici. E poi un'ampia pagina sportiva con gli highlights della vittoria di ieri Delicata sul San Luca e la mix zone con Mister Pippo Romano e il treno dei servizi. La raccolta differenziata dei rifiuti prende piede sul territorio. Dopo i quartieri Lancio di Montecatini e Fiume Vecchio, il servizio è stato infatti esteso ad altre zone popolose della città e la risposta dell'utenza continua per fortuna ad essere positiva. Da lunedì 4 ottobre la raccolta differenziata è stata estesa alla zona Via Palma Sud e al quartiere africano. Il comune fa sapere come bisogna mettere i mastelli la sera prima, entro le ore 6 del mattino. La differenziata piace, sta piacendo, è qualcosa che coinvolge molta cittadinanza e stiamo superando veramente anche le più rosee aspettative nostre relativamente ai mastelli esposti, eccetera. Questo ci consente anche di accelerare il processo di allargare la raccolta differenziata in altre parti della città. Stanno programmando gli uffici, i prossimi quartieri che verranno interessati, in modo tale da poter il più in fretta possibile arrivare a servire quasi tutta la città. Come detto in apertura di servizio, l'utenza sta rispondendo in maniera positiva. C'è ancora qualcosa da sistemare, soprattutto nell'abituare la gente, ma queste prime battute sono senz'altro buone anche in Via Palma Sud e al quartiere africano. Chiedo sempre la collaborazione da parte dei cittadini, perché questa è una svolta epocale per Licata, ma è anche un orgoglio cittadino per ognuno di noi, perché fare la differenziata significa dare uno spunto di civiltà a questo paese. A partire da lunedì 20 settembre verrà esteso il servizio di raccolta differenziata a Licata. Il servizio per le utenze domestiche riguarderà tutto il quartiere di Fiume Vecchio. Sono stati eletti presidente e vicepresidente della commissione consiliare di indagine conoscitiva sulla crisi idrica. La creazione dell'organismo, come si ricorderà, era stata votata nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale. In un clima collaborativo si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo di Città l'elezione delle cariche ai vertici della commissione consiliare di indagine conoscitiva sulla crisi idrica, si legge in una nota di Palazzo di Città. Eletta presidente all'unanimità la consigliere comunale Piera Di Franco, mentre il neo vicepresidente, sempre con voti unanimi favorevoli, è il consigliere Giuseppe Peruga. Gli altri componenti della commissione consigliere d'indagine sono Carmelinda Callea, Angelo Curella, Gabriella Di Franco, Angelo Iacono e Giovanni Spiteri. Sulla costituzione di questa nuova commissione consigliere d'indagine ha preso posizione anche il presidente del civico consesso Giuseppe Russotto. È stata data una prova di unità e coesione che fa bene alla democrazia della nostra comunità. Con l'elezione all'unanimità dei consiglieri Di Franco e Peruga ai vertici della commissione d'indagine conoscitiva sulla crisi idrica allicata, è stata superata la logica degli schieramenti e delle contrapposizioni politiche in funzione del bene comune. Una grande prova di maturità e spirito di squadra. Rivolgo ai neoeletti e a tutti i componenti della commissione, conclude Russotto, i migliori auguri di buon lavoro. Lavoro che sarà imperniato soprattutto sulla comprensione delle cause che nella stagione estiva appena trascorsa hanno spesso e volentieri mandato in tilt l'erogazione idrica in città con strutture ricettive e cittadini costretti ad approvvigionarsi con le autobotti private per non restare a secco. In tal senso è di ieri un'uscita dell'ex consigliere comunale Baldo Augusto che chiede un confronto più diretto con AICA, il nuovo gestore del servizio in provincia. Bella vittoria per il Licata che al termine di una prestazione gagliarda supera 2-0 il San Luca.
Gara molto spigolosa fin dalle prime battute, anche per la pioggia battente a rendere pesante il fondo dell'yacht. Il Licata la sblocca prestissimo, al 12° percussione sulla destra di Talla, cross in mezzo per Minacori che in scivolata anticipa il marcatore diretto e supera Scuffia. Clamorosa occasione per il raddoppio al 23° quando Minacori conclude lento ma angolatissimo chiamando Scuffia alla parata, sulla ribattuta, cappello e chiuso ancora dal portiere calabrese. Al 34° destro dalla grande distanza di Talla bloccato centralmente da Scuffia. All'intervallo, Licata meritatamente in vantaggio e ospiti assolutamente inoffensivi. Romano lascia in campo gli stessi 11 della prima frazione di gioco. Occasione da gol al quarto d'ora per il San Luca, penetrazione di Carbone e rimpallo su Nikolic, che non trova il tempo per battere truppo. Il centravanti serbo ci riprova un minuto dopo di testa, ma il suo colpo di testa termina alto sulla traversa. A 5 dal termine, espulso frettolosamente Aprile per una decisione apparsa eccessiva del direttore di gara Zago di Conegliano Veneto. Il Licata la chiude meritatamente a 3 dal termine, quando Samachè impatta di testa su preciso cross di Mannina e supera sul palo lontano l'incolpevole Scuffia. Ultimo flash di Maracà ospite, cross dalla sinistra e stacco di testa largo di Carbone. 3 punti meritati per il Licata che in virtù di questo successo sale a quota 7 e si porta nella parte alta della classifica. È stata una partita difficile perché San Luca non si trova là per caso, abbiamo visto anche oggi che è una squadra quadrata, organizzata, che è una squadra molto fisica, ci ha messo diverse volte in difficoltà, specialmente sui piazzati dove loro avevano questa fisicità che ci potevano far male. Devo dire che è stata una partita tirata, sofferta, tutte e due squadre penso che abbiano pagato anche il turno di domenica, la stanchezza si fa sentire, una vittoria comunque importante, una vittoria che ci dà quel morale, quella spinta per continuare sul nostro cammino che è quello, lo sapete benissimo, una squadra rispetto agli anni passati con un budget molto inferiore, giovane, e arrivare all'obiettivo che si è prefissato la società. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare su questi livelli. Gli attaccanti sono lì per segnare, lui è stato bravo, per adesso gli gira bene, sta facendo gol, ma la nota positiva è che nella sofferenza la squadra è stata sempre sul pezzo, non ha mai mollato, si è difesa abbastanza bene, alcune volte sporcando anche le azioni avversarie e poi chi è entrato, devo dire che è entrato bene in partita, vedi Bubba, vedi gli altri che sono entrati, mi dispiace per Aprile che è stato espulso, che secondo me forse non c'era l'espulsione, ma l'arbitro ha deciso in questa maniera, però va bene così, dobbiamo continuare su questi livelli. Noi abbiamo incontrato un cammino difficile in questo primo scorcio di campionato, perché ancora non è finita, domenica andiamo a Lamezia, un'altra gara difficilissima, però stiamo lavorando bene, c'è grande umiltà, grande consapevolezza che si può far bene in questo campionato, dobbiamo solo ogni giorno durante gli allenamenti alzare sempre l'asticella e sapere cosa si deve fare con grande spirito, con grande determinazione. Il nostro obiettivo, lo ripeto ancora, lo sapete ancora benissimo qual è, perciò noi dobbiamo continuare in questa maniera.